Ragazzuoli, ve l'avevo promesso e quindi giustamente eccoci qui oggi a parlare dei media servi della Juve, perché ogni tanto ci tocca ritornare anche su questi argomenti quando poi effettivamente le notizie, ciò che leggiamo sui social mira proprio a questo tema qui. E in questo caso da dov'è che arriva la fonte che mi ha ispirato per questo video? Senza dubbio arriva dall'articolo della Gazzetta, da un articolo della Gazzetta che è stato fatto uscire dopo la notizia del taglio degli stipendi da parte dei giocatori della Juventus, dove avevano fatto un articolo che, insomma, cioè, nel senso, posso effettivamente capire che dai, era troppo. Si potevano quantomeno usare dei termini un pochino più, dai, tranquilli, più umani, perché appunto all'interno di questo articolo si descriveva Cristiano Ronaldo come un remida, come un grande, perché ha accettato di non ricevere attualmente almeno lo stipendio per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, se le competizioni effettivamente non dovessero continuare. E potete tranquillamente immaginare ciò che possa aver effettivamente scaturito un articolo del genere. Nel momento in cui qualcuno ha letto l'articolo e l'ha postato sui vari social, e nello specifico questo qualcuno non è un tifoso juventino, cioè, nel senso, figuratevi poi lo screen di questa parte di articolo condiviso da tutti i profili non juventini dicendo: io non compro la Gazzetta. Che fate bene, Gazzetta serva della Juventus. Insomma, avrei qualcosina da ridire visto il passato, però comunque è lecito. E poi, insomma, tutte le varie frasi che spesso e volentieri siamo abituati a leggere in certe circostanze. E in particolar modo poi mi sono soffermato su un profilo di un programma televisivo, mi pare, a questo punto d'aver capito, mi pare vada in onda su Tele Lombardia, sulla televisione di Ravezzani, che, vabbè, nel senso, lì è anche e soprattutto, sempre da quello che ho capito, un sito che parla così in modo satirico dal loro punto di vista di calcio. Anzi, secondo me sarebbe meglio dire che di solito sul calcio in generale cercano di informare per quello che gli riesce, per le notizie che hanno giustamente a disposizione. Però poi c'è anche una piccola parentesi che si chiama Juventus, e in quel caso c'è poca informazione, c'è più una presa di mira, ecco, se proprio così la vogliamo definire. Perché quando mi sono imbattuto in questo profilo, così ho un pochino sbirciato, e ci tengo a dirlo, l'ho fatto dopo l'uscita sempre di questa notizia qui riguardo il taglio degli stipendi della Juventus. E quando sono andato così a vedere il profilo per vedere bene o male anche i contenuti, no, giustamente all'interno di questo profilo, qualche giorno prima dell'uscita di questo articolo ho visto che questa pagina ha fatto questo post qui: grande campagna di sensibilizzazione di Leonardo Bonucci, con la foto di Bonucci distanti ma uniti, l'iniziativa, la raccolta fondi lanciata dalla Juventus a favore degli ospedali torinesi, con in questo caso però Leonardo Bonucci distante dalla Champions League. Ed effettivamente, in un momento del genere, in un'immagine come questa, che appunto richiama la raccolta fondi, richiama un qualcosa di un pochino più profondo, loro si sono divertiti a pubblicare questa foto qui con Bonucci che tiene distante la Champions e la scritta distanti ma uniti. Ma di, sono una pagina satirica, se fa ridere a loro, se fa ridere i loro utenti, di, ci mancherebbe altro. Dopo lì c'è un certo tipo di selezione per quanto riguarda i seguaci, e se i seguaci ridono ad una roba del genere, cioè, nel senso, fa capire abbastanza il livello, ma l'avevo capito anche un pochino prima, in effetti. Poi però ho visto che comunque riportavano notizie riguardanti, dai, il mondo del calcio in generale, quelle che erano le maggiori notizie del momento le riportavano. Alcuni commenti sempre ritenuti quantomeno simpatici venivano ricondivisi da questa pagina, e va bene. Poi però, ragazzi, si arriva appunto al momento clou, il momento nel quale appunto la Juventus ufficializza questo accordo ottenuto con i giocatori, sempre per quanto riguarda il taglio degli stipendi. E in particolar modo questa pagina, questo programma televisivo, questo sito di informazione a tratti satirico, così, non so bene come definirlo, cioè proprio l'ha pigliata bene, ma non troppo. Innanzitutto partendo dal retweet del post, dalla fine di quello che ho capito, del proprietario di questo
di questo sito, di questo programma, non so bene come definirlo, scusatemi, ovvero Roberto Duplicato, che comunque nel corso degli anni si è sempre distinto per non essere particolarmente juventino. Ma che ci può stare? Che in questa circostanza ha scritto: complimenti Juve, brava Juve. Ma a chi vanno questi 90 milioni degli stipendi tagliati dai calciatori? Ospedali, nuovi posti letto, mascherine, respiratori, persone in difficoltà, fondo per i calciatori o tecnici meno ricchi? Chi verrà aiutato? O è un risparmio della club? Beh, io comunque penso che la Juventus all'interno del comunicato che ha fatto c'era scritto che cos'è alla fine questo accordo, che cosa genera questo accordo. Poi, nel senso, la Juventus è un'azienda, adesso con tutto il bene, ma non è un ente benefico, non è il governo, non è lo Stato. La Juventus, così come altre società, ha aderito alla fine alla raccolta fondi per questo problema. Ha donato la Juventus 300.000 euro oltre al lancio appunto della raccolta fondi, quella presa prima per il culo con Bonucci, no? Che tiene lontano la Champions League. Mi pare che la Juventus, in occasione di Juventus Milan, ha comunque fatto i 4.000 pasti che erano previsti per poi donarli tramite 420 benefici alle persone più bisognose della città di Torino. Mi pare che la famiglia Agnelli abbia donato 10 milioni al fine di contribuire il più possibile per sconfiggere questo problema qui. Poi però c'è anche un'azienda, c'è un'azienda calcistica che ha importanti costi e nel momento in cui non ha la possibilità di avere dei ricavi, perché effettivamente le competizioni non vanno avanti, grazie all'aiuto e al consenso dei propri tesserati, dei propri dipendenti, e mi sto riferendo a quelli che non è che prendono i 1000, 1500, 2000 euro al mese, come sicuramente ce ne sono anche all'interno della Juventus, hanno trovato questo accordo qui, ma mi sembrava una roba chiara sin da subito. L'hanno scritto nel comunicato, non mi sembrava una roba così tanto difficile. La Juventus ha donato anche per questo problema qui, tra società, tra allenatori, tra proprietà. Poi però c'è anche un'azienda, bisogna cercare di salvare anche le aziende, mi sembra. Poi alla fine si è duplicato così, non ci arriva o vuole fare comunque, che so, quel tweet che in un modo o nell'altro sicuramente sa che otterrà del successo, di ci può stare. Ma a parte tutto, oltre al retweet di questo post, poi nel giro veramente di un'ora si sono proprio dati alla follia. Juventus, i 90 milioni degli stipendi risparmiati sono un chiaro segnale che arriverà Guardiola. Se fa ridere a loro e se fa ridere ai loro utenti, va bene. Dopo il gesto del Barcellona, seguito da quelli della Juve, ora Chiellini inviti i giocatori del Real a fare lo stesso. Proprio ci stiamo tutti quanti ammazzando dalle risate qui. Eroe, con la foto di Cristiano Ronaldo in panda che ha fatto sbellicare un pochino tutti quanti. L'accanimento mediatico verso la Juve pazzesco, dichiara Enzo, lettore medio di Juventus e abitante che non paga le tasse di Gotham City. CR7 con la 1 color Pantegana, opera del tifoso social. Che anche qui ci stiamo tutti quanti ammazzando dalle risate, perché insomma, che tra l'altro allo stesso tempo mi sembra anche un pochino un controsenso, dato che comunque voi siete un programma televisivo, un sito di informazione a tema calcistico satirico, e ci mancherebbe altro che fate sbellicare dalle risate un pochino tutti quanti, eppure non vi sembrate proprio filo juventini. Di, è la meraviglia del paradosso, può darsi. Ma figurati se la Juve si prenderà uno scudetto che non ha vinto. Nessuno a Torino espone trofei che non ha. E poi hanno messo like su Twitter a uno che diceva che lo rifiutavano. Quindi è sicuro, ufficiale, ratificato. Di, sicuramente non è così, sicuramente la Juventus lo accetterà e come ben mi avete insegnato, sicuramente tutti i tifosi andranno a festeggiare nelle varie piazze, perché tanto gli juventini le regole non le rispettano, assolutamente. Poi però alla fine leggiamo tutte le varie notizie e leggiamo anche tutte le dichiarazioni che sono di persone un pochino più rilevanti di Duplicato e di Tekelduro, eppure tutti alla fine dicono la stessa cosa, ovvero che Agnelli ha già fatto sapere che questo scudetto lui a tavolino non lo vuole. Poi però se sicuramente quelli di Tekelduro dicono così, io onestamente
tendo a fidarmi perché mi sembrano brava gente, imparziali, e soprattutto che loro lasciano fare e soprattutto hanno anche un accanito seguito alle spalle, perché la cosa bella è proprio questa qui, cioè nel senso, alla fine nel corso degli anni abbiamo visto diversi giornalisti emergere o avere quantomeno un minimo di notorietà sui vari social e sulle varie trasmissioni, tanto alle volte da essere invitati proprio perché insomma si dilettavano e si dilettano alcuni tuttora a fare un certo tipo di post, un certo tipo di articoli, anche questi non proprio filo juventini. Poi però se mi dicono che i media sono servi della Juventus, io lo ribadisco, tendo a crederci. Però appunto, tornando al nostro discorso, poi vedi questi qui poverini che sì, per carità, vai a vedere il loro profilo, ci sono quelle 5.000, 6.000 persone che le seguono, e la cosa bella è che di solito appunto quando tendi a lanciare me sulla Juventus, un pochino di risultati, un pochino di feedback li ottieni. Loro comunque, nonostante tutto, non se li caga nessuno, a meno che non si tratti di juventini che li vanno a prendere per il culo. Figuriamoci quando fanno articoli seri su altre squadre. Quindi alla fine io posso anche capirli, se quando hanno la notizia, se quando hanno la possibilità, fanno nel giro di un'ora 5, 6, 10 post contro la Juventus. Quindi tanto vale, poverini, che insomma un tentativo quantomeno lo facciano. Metti che con un tweet fanno il boom, magari quel quarto d'ora di notorietà riescono ad avercelo e poi finisce lì. Ma alla fine della fiera sicuramente sì. In particolar modo questo è un chiaro esempio che i media sono servi della Juve.